Ben trovati al nostro TG. Oggi vi abbiamo portato al Park Hyatt Milano, meraviglioso 5 stelle nel cuore della città che ha tantissime novità in vista di Expo, ma che non vi vogliamo anticipare perché abbiamo intervistato il direttore. Noi siamo qui per raccontarvi di questa iniziativa meravigliosa che si chiama Saliamo una stella. La stella in questione è una bambina di 5 anni che si chiama Giorgia Pagano. Una bimba meravigliosa che però purtroppo è nata con un problema, con una malattia, affetta da una malattia che si chiama sindrome di Berdon, una malattia rarissima che hanno solo 250 persone nel mondo, pensate. Per salvarsi, per avere una vita normale, deve andare in America, anzi in realtà è appena partita, e dovrà fermarsi alcuni anni e servono 800.000 euro. Noi possiamo fare poco, però è importante che lo facciamo, quindi l'albergo sta facendo di tutto per sostenere questa iniziativa, ha realizzato queste meravigliose magliette che costano solo 20 euro, che ciascuno di noi può acquistare, può contribuire anche con un piccolo pensiero a questa causa davvero importante. Mi raccomando. E troverete anche, tra l'altro, tutte le informazioni per acquistare la maglietta sia sul sito ufficiale dell'albergo, sia sulla fanpage che ha aperto la sua mamma, sia su Milano da Bere. Esatto, assolutamente. Quindi avrete tutte le possibilità di collaborare. Fantastico. Raccontiamo un attimino, dopo questa importantissima iniziativa, gli eventi che insomma rallegrano Milano, gli eventi di quest'estate, soprattutto musicale. Torna infatti il Festival di Villa Arconati, in una magnifica location a Bollato, una bellissima villa un po' decadente, molto affascinante. Quest'anno, fra gli altri, Fiorella Mannoia, Patti Smith, Buena Vista Social Club da Cuba, e quindi veramente un parterre de roi d'eccezione in questo festival. E poi che altro c'è di musicale? C'è una novità, perché per un festival molto atteso che ritorna, c'è un altro festival totalmente nuovo. Avete presente il Mediolanum Forum ad Assago, una delle location più importanti che abbiamo qua nei paraggi? Ebbene, quest'estate comincia per la primissima volta l'Arena Summer Festival del Mediolanum Forum, ovvero uno spazio enorme all'aperto proprio nell'area del Mediolanum Forum. Chi suonerà? Ospiti d'eccezione: Sam Smith, / David Guetta, Noel Gallagher, insomma tantissimi ospiti internazionali all'Arena Summer Festival del Mediolanum Forum, una cosa nuovissima per la prima volta. Non vediamo l'ora. Benissimo, grazie a tutti. Grazie. Buona giornata. Ciao. Siamo in compagnia di Gorka Bergarece, brillante direttore di Park Hyatt Milano, che nuovamente ospita il TG di Milano da Bere. Siamo molto felici di essere qui nella vostra nuova creatura, Il Mio Bar, una delle tante novità di questa struttura d'hotellerie luxury nel cuore di Milano, due passi dalla galleria e da Piazza Duomo. Allora Gorka, raccontaci un po' le novità oltre al Mio Bar di Park Hyatt. Oltre al Mio Bar, allora, dall'ultima volta che ci siamo visti, che avevamo inaugurato la jacuzzi che avevamo appena aperto, che guarda la Madonnina nella terrazza della Duomo Suite, oggi abbiamo appena settimana scorsa abbiamo riaperto il Dior Mio Bar, fiorito, molto minimal, fiorito, molto metropolitano, veramente piacevole, con un nuovo landscape e con una vista sulla galleria bellissima. Il VUN, il ristorante abbiamo... stellato, ristorante regno stellato di Aprea, di bravissimo Andrea Aprea. Grazie, che appena apre adesso, no, i nuovi orari d'apertura saranno da martedì a sabato solo a cena. Perfetto. Così ci dà un po' di tempo di sviluppare i nuovi piatti dello chef. E poi ancora abbiamo la spa. E la spa, ecco, la spa è una novità anche in collaborazione con Sisley, giusto, esattamente, quindi per ritagliarsi momenti di quiete. E poi voglio dire una chicca: ogni martedì potete venire a gustare proprio qui al Mio Bar gli aperitivi con i signature cocktail, con le liquide creazioni inedite del bartender bravissimo Andrea Rella e di tutto lo staff beverino di Park Hyatt, in particolare del Mio Bar. E intanto che si sorseggiano questi cocktail e si assaggiano i menù studiati ad hoc in abbinamento con queste chicche, si possono ascoltare le note dal vivo di raffinati musicisti jazz, quindi veramente un appuntamento ogni martedì sera che davvero trovo carino. Lo sono venuto tante volte, ci siamo visti tante volte qui, invitiamo tutti i nostri ascoltatori, certo, e spettatori. Quindi grazie ancora Gorka, grazie, speriamo di farne tante di puntate qui al Park Hyatt per raccontare anche i vostri progetti e tutte le vostre novità, perché siete sempre sul pezzo, sempre in corsa in questa città. Grazie a tutti voi. Grazie.